con un nuovo video per proporvi il look, uno dei tanti look che ho in mente per queste festività natalizie. Allora, questo è il primo look che vi propongo. Praticamente mi sono ispirata alla notte. Quindi in questo caso la notte di Natale, la notte di Capodanno, la notte di queste festività. Quindi ho applicato i colori come il nero e il blu che rappresentano per me la notte e il bianco che rappresenta le stelle e la neve. Qui neve manco all'ombra da tanti anni, però facciamo finta che c'è anche la neve. L'ho vista in questo modo quest'anno e quindi ho applicato questi colori qua. Ho applicato anche dei glitter all'interno. Non so se si riescono a vedere vicino al condotto lacrimale. Se magari metto a fuoco, ecco, forse qualcosa si vede così. Comunque, ho messo questi glitter qui per impreziosire il tutto. E poi sulle labbra ho applicato questo gloss della Kiko dell'ultima collezione. Questo qua si chiama Luce de Labbra Brillante Lèvres. Questo qui. Non so se adesso. Cioè. Non so se Brilliant Lèvres è la marca dell'ultima collezione, adesso non mi ricordo. Comunque, questo qui. Dove sta? Eccolo. E questo è il colore. E il numero è il 03. Veramente mi piace tantissimo. È la prima volta che l'ho applicato, quindi diciamo che l'ho inaugurato insieme a voi in questo video. E come texture mi piace un po' tutto. Come risultato glielo do positivo, però adesso dovremmo testare la durata. Quindi, come sempre, se mi piace la durata, perché sapete che io sono amante dei rossetti a lunga durata, se noto che comunque dura come rossetto, vado da Kiko e ne acquisterò sicuramente qualcun altro, perché comunque c'erano dei colori carinissimi. Questo qui, il numero 03, era uno dei tanti che proprio veramente mi ha colpito. Ce n'era anche un altro, però sono stata scettica a prenderlo proprio per la durata, perché non volevo spendere soldi così a casaccio, quindi ho detto ne provo uno e poi magari ci ritorno. Questo spero di aver detto tutto. Io vi saluto e vi mando un grosso bacio. E se non dovessimo risentirci, ma spero che prima che finisca l'anno 2011, vi proporrò le altre mie idee, che ho in mente per questo Capodanno. E quindi dicevo, vi auguro un felice e sereno Natale a tutti quanti voi, un felice anno nuovo a tutti e vi rimando al prossimo video che spero avverrà il più presto possibile. Ragazze, lo so che non sto facendo più tanti video, però anche a me dispiace. Però i tempi sono limitati, quindi per adesso vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo presto. Ciao! Ho già applicato la mia base, su tutto l'occhio. Adesso vado a prendere un matitone bianco. Questo qui della Cresi, il numero 111, e lo vado a stendere su tutta la palpebra mobile. Poi vado a prendere successivamente un bianco opaco della Kiko, questo è il numero 01, e lo applico con un pennellino angolato in modo da essere precisa anche quando metto il prodotto all'interno dell'occhio, quindi vicino al condotto lacrimale. Quindi
mettiamo un bianco opaco laddove abbiamo messo il matitone. Fatto questo, vado a prendere un ombretto in crema, questa volta è di Kiko, un ombretto nero, scusate, questo è di Kiko ed è il Long Lasting Stick Shadow ed è il numero 20. E lo vado a mettere solo sulla parte esterna dell'occhio. Prendo un pennello a penna e vado a sfumare questo nero. Metà verso il bianco e metà nella piega dell'occhio. Sempre con lo stesso pennello vado a prendere un ombretto opaco nero di Kiko e questo è il numero 180 e lo vado a ripassare sopra al nero che abbiamo appena applicato, quello in crema. Fatto questo, vado a prendere un altro pennello, questo qui sempre a penna, però dalle setole un po' più grosse, e vado a prendere sempre di Kiko questo ombretto qua, questo blu, il numero 05 Royal Blue, questo qui, stupendo, e lo applico qui sopra il nero, così, e anche un po' tra il nero e il bianco. Prendo un pennello da sfumatura e sfumo il blu verso l'esterno. Poi andiamo a mettere un po' di glitterini bianchi sul bianco stesso. Quindi vado a prendere questi glitter qua. Vediamo se riesco a farveli vedere. Eccoli. Sono dei glitter bianchi multicolorati. Poi andiamo a prendere una colla per glitter. Io in questo caso sto utilizzando questa colla qui che sta incorporata, diciamo, in questi glitter qua argento che sono di Kiko, però a me questi glitter argento non interessano, io sto utilizzando solo questa colla qua che contiene questa confezioncina qui, però potete tranquillamente usare una colla per ciglia finte, è la stessa cosa. Prendere un po' di colla col pennello, prendo la colla e la tampono sul bianco. Quindi laddove voglio andare a mettere i glitter, no? Quindi tampono e dopo di ciò vado a prendere i glitter bianchi e sempre con lo stesso pennello dove è rimasta un po' di colla vado a prendere un po' di glitter e li applico qui a tocchettini, a piccoli tocchettini. Poi vado a prendere un pennellino piccolino per i dettagli, vado a prendere l'ombretto blu della Kiko, prendo un po' di prodotto e lo applico nella rima sottostante all'occhio nella parte esterna. Quindi con questo pennello traccio questa riga. Una volta tracciata la riga, così, vado sempre con questo pennello a spingere in giù l'ombretto, in questo modo. Per dare l'effetto sfumatura. Sempre con lo stesso pennello vado a prendere il bianco di Kiko e ce lo applico nella parte interna.
mischiandolo, cioè incrociandolo insieme al blu. Fatto pure questo passaggio, vado a prendere un eyeliner nero. In questo caso io sto utilizzando l'eyeliner in gel della Essence. Vado a prendere un pennellino d'eyeliner e traccio la mia riga di eyeliner superiore e la metto anche all'interno dell'occhio. Di conseguenza prendo un po' di ombretto nero e tampono l'eyeliner in modo da fissarlo. Pettino le sopracciglia e le riempio con la matita della Essence, questa qui, la numero 02 Brown. Questa qua. Vado a mettere il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori. Poi nulla, il trucco è terminato qui. Io spero che vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Vi mando un grosso e grande bacio e vi rimando al prossimo video. Ciao!